suggestiva processione delle candele al canto Cristo è luce per illuminare le genti ha aperto nella Basilica di San Pietro la celebrazione nella festa della presentazione di Gesù al Tempio, presieduta da Papa Francesco. 40 giorni dopo Natale, la Chiesa celebra il giorno in cui il Signore si è assoggettato alle prescrizioni della legge antica, ma in realtà è venuto incontro al suo popolo. E si celebra la Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Alle migliaia di religiosi e religiose presenti, il Papa, commentando la scena evangelica di Maria, che cammina con Gesù in braccio ed entra nel Tempio, ha ricordato che lei lo porta, ma è lui che porta lei in questo cammino di Dio che viene a noi, affinché noi possiamo andare a lui. Anche noi oggi, come Maria e come Simeone, vogliamo prendere in braccio Gesù, perché egli incontri il suo popolo. E certamente lo otterremo soltanto se ci lasciamo afferrare dal mistero di Cristo. Guidiamo il popolo a Gesù, lasciandoci a nostra volta guidare da Lui. Questo è ciò che dobbiamo essere. Guide, guidate. Gesù ha fatto la nostra stessa strada per indicare a noi il cammino nuovo, cioè la via nuova e vivente, che è Lui stesso. E per noi consacrati, questa è l'unica strada che, in concreto e senza alternative, dobbiamo percorrere con gioia e speranza. Una strada che passa attraverso l'obbedienza, ha aggiunto Papa Francesco, abbassandosi e facendo propria la volontà del Padre. Per un religioso progredire significa abbassarsi nel servizio, abbassarsi facendosi servo per servire. Attraverso questa legge i consacrati possono raggiungere la sapienza, che non è un'attitudine astratta, ma è opera e dono dello Spirito Santo. E segno evidente di tale sapienza è la gioia. Sì, la letizia evangelica del religioso è conseguenza del cammino di abbassamento con Gesù. E quando siamo tristi, quando ci lamentiamo, ci farà bene domandarci come stiamo vivendo questa dimensione kenotica. Nel racconto della presentazione di Gesù, ha spiegato il Papa, i sapienti sono gli anziani Simeone e Anna, che nel lungo cammino di obbedienza alla legge, guidati dallo Spirito Santo, sono diventati creativi nella gioia, nella saggezza. Così, nell'obbedienza, ha concluso il Pontefice, matura la sapienza personale e comunitaria, e così diventa possibile anche rapportare le regole e i tempi. Il vero aggiornamento, infatti, è opera della sapienza, forgiata nella docilità e obbedienza. Attraverso questo cammino siamo preservati dal vivere la nostra consacrazione in maniera light e disincarnata, che ridurrebbe la vita religiosa ad una caricatura. Una caricatura nella quale si attua una sequela senza rinuncia, una preghiera senza incontro, una vita fraterna senza comunione, un'obbedienza senza fiducia e una carità senza trascendenza.